Iniziamo vedendo come fare la ricerca base. Scegliamo i termini più rilevanti, magari dei termini che abbiamo già controllato in PubMed. Sforziamoci di pensare anche ai possibili sinonimi e varianti delle parole chiavi. Possiamo usare inoltre gli operatori booleani e i caratteri speciali. Ma vediamo subito queste opzioni con un esempio pratico. Cerchiamo la riabilitazione della persona con ictus. La traduzione da vocabolario dei termini è rehabilitation e stroke. Scriviamo i due termini. Rehabilitation, stroke. Automaticamente tra le due parole verrà messo l'and, quindi i risultati conterranno entrambi i termini. Pensiamo anche ai possibili sinonimi dei termini. Potremmo trovare materiale sulla riabilitazione anche col termine physiotherapy, quindi aggiungiamolo come sinonimo. Dopo rehabilitation, scriviamo OR per indicare che stiamo mettendo un sinonimo e scriviamo physiotherapy. Dobbiamo naturalmente isolare i sinonimi mettendo le parentesi prima e dopo i termini. Se ci venissero in mente altri sinonimi o varianti, potremmo aggiungerli dentro le parentesi, utilizzando sempre l'operatore booleano OR. Per trovare invece sia la parola physiotherapy che physiotherapist, possiamo utilizzare il carattere speciale del troncamento. Scrivendo physiotherap asterisco, cercheremo in una volta sola tutte le parole che iniziano con physiotherap, come physiotherapy, physiotherapist, physiotherapists, eccetera. Quando siamo soddisfatti dei termini inseriti, lanciamo la ricerca cliccando sul search. Troviamo 6.229 risultati.